Ben trovati a tutti gli appassionati di ginnastica. Al Palazzetto dello Sport di Pomigliano d'Arco va in scena il campionato di Serie A 2022 di aerobica che assegnerà il tricolore soltanto a una delle 9 società in gara. Un saluto da parte di Giorgia Baldinacci, quest'oggi al mio fianco il commento tecnico della direttrice tecnica nazionale Luisa Righetti. Salve Giorgia e buonasera a tutti gli spettatori appassionati della nostra disciplina. E con noi anche il tecnico della Nazionale Senior, Emanuele Pagliuca. Buongiorno a tutti, grazie Giorgia. Allora Luisa, che gara andremo a vedere? Che Serie A sarà questa di aerobica? Beh, intanto una Serie A molto più partecipata, perché negli ultimi anni con la problematica Covid abbiamo avuto sicuramente delle edizioni non al completo e quindi questo ci fa piacere, ci dispiace perché in realtà in quota sarebbero state 10 le società, invece poi all'ultima ora la società Entella non ha partecipato e quindi siamo in 9 società a partecipare a questo campionato, però direi una bella partecipazione e finalmente un parterre di atleti ritrovato. Vediamo la presentazione delle 9 squadre in gara: l'Aerobica Evolution, l'Artistica Porto Santo Elpidio, il Gruppo Sportivo San Bughella, Ginnastica Agorà e poi ancora la Ginnastica Macerata, la Ginnastica Valencia, la Società Ghisalbese, la Società Chige e la Gymnova Sporting Club. Luisa, ci spieghi brevemente come funziona il sistema di promozioni e retrocessioni, quanto vale il bonus Coppa Campioni nella serie di aerobica? Intanto, oltre a decretare la società campione d'Italia, ci sono le ultime squadre che retrocedono, però su un numero di 10 squadre sarebbero dovute retrocedere 2 e in questo caso la partecipazione è di soltanto 9, quindi sarà solo una la squadra a retrocedere. Contemporaneamente si sta svolgendo anche il campionato di Serie B, dal quale passeranno 2 squadre, quindi il prossimo anno dovremo avere di nuovo 10 squadre a partecipare al campionato di Serie A. Per quanto riguarda il bonus che hai citato, noi facciamo una gara che è praticamente la Coppa Campioni il mese precedente la Serie A, che di fatto è come fosse una prima prova del campionato di Serie A. E in questa gara i 3 esercizi migliori di ogni società vengono sommati e poi la somma divisa per 2 costituisce il bonus da aggiungere alla gara di oggi. Iniziamo subito con Maurizio Lubrano Lavadera. Lui è un ottimo atleta, è stato fermo circa un anno e mezzo, si è ritirato ma è rientrato qualche mese fa e lo vediamo anche in buonissimo stato di forma. Presenta un coefficiente di difficoltà discretamente alto per la sua età e la sua preparazione, qualche errore esecutivo, però è un atleta che ha partecipato in passato anche a competizioni internazionali, è un ottimo atleta. Sì, in questo caso abbiamo un individuale maschile della categoria Junior B, che è la fascia 15-17, e ricordo che al campionato di Serie A ogni associazione presenta i propri 3 migliori esercizi indipendentemente dalla specialità e dalla categoria, quindi possiamo trovare sia atleti Junior A, fascia 12-14, sia Junior B 15-17 che Senior sopra i 18. E ciascuna società può presentare in questi 3 esercizi sia l'individuale maschile, femminile, coppia, trio, gruppo, purché siano di specialità diverse. Conclude così il suo esercizio Maurizio Lubrano della società Chige. Attendiamo dunque il punteggio del primo ginnasta che ha aperto questo campionato di Serie A, 18-0-25. È un buon punteggio considerando che è uno Junior B. Mette la Chige già in una discreta posizione. Andiamo avanti con un altro esercizio dell'individuale maschile, quello di Ferdinando Rusu della Gymnova Sporting Club. Lui invece è uno Junior A, individuale maschile, anche lui ben preparato. Ferdinando gareggia già da diversi anni, inizia da piccolino la sua attività e di solito è capace di ottime prestazioni.
anche la Gimnova presenta non soltanto categoria senior, come abbiamo detto Ferdinando non junior A, ovviamente le categorie senior hanno la possibilità di raggiungere un punteggio più alto, però non tutte le società hanno possibilità di schierare atleti grandi, ecco. Diciamo che questo è quello che poi crea la differenza anche tra una società e l'altra. Società che hanno esercizi quasi tutti eseguiti da ginnasti senior, essendo il programma senior un programma che ti consente di inserire degli elementi di difficoltà ad ampio raggio su tutto il codice dei punteggi, è evidente che hanno delle possibilità in più rispetto a ginnasti junior. Il saluto a conclusione del suo esercizio e andremo a scoprire il punteggio. Eccolo qua, 18-150 per Ferdinando Rusu. Molto alto per essere una categoria junior A, buon punteggio, buona prestazione. Passiamo all'individuale femminile di Giorgia Frigeni della Polisportiva Ghisalbese. Inizia con un elemento in push-up eseguito bene. Pulita, anche Giorgia ormai calca questo palcoscenico da diversi anni. Sì, Giorgia ha fatto parte anche della nazionale juniores fino a 2 anni fa e anche ha partecipato al campionato europeo dello scorso anno come riserva della nostra squadra che si è laureata campione d'Europa. Quindi lei era comunque parte di quella squadra. Ne parleremo dei grandi successi che ha raggiunto e ha conquistato l'aerobica in questo 2022. Un atleta molto brava sia nella parte acrobatica che anche negli elementi di difficoltà, che ha sempre portato di un certo valore. Fino adesso sta conducendo l'esercizio in maniera ottima e penso che si appresti a terminare tra poco. Eh sì, è stato un ottimo esercizio senza sbavature. Sarà un punteggio, proprio come diceva Luisa, inevitabilmente più alto rispetto ai primi due ginnasti, ad esempio erano individuali maschili, però lei è la prima ginnasta serie che vediamo, proprio per quello che diceva Luisa, 19-200 il suo punteggio. Un punteggio alto non solo per la categoria ma anche perché l'esercizio è stato svolto molto bene. Primo trio di questa Serie A, quello della ginnastica Valencia, formato da Ilenia Barbagallo, Valentina Beraldo e Matilde Lanza. Un trio che si presenta sempre tra le prime almeno 8-10 posizioni al campionato italiano. Qui purtroppo abbiamo visto una caduta che inciderà moltissimo, secondo me, non solo nel punteggio di questo esercizio ma nel punteggio di tutta la squadra, perché in quel caso la penalità è di un punto e un punto in questo caso tanto è veramente molto. Sì, purtroppo succede, il giudice dell'esecuzione è costretto a togliere un punto dalla somma totale, però non si perdono d'animo. No, infatti questo gli fa onore a tutte e tre. All'interno di questo trio c'è Ilenia Barbagallo, anche lei ormai atleta di punta dell'associazione Valencia, ma ex atleta della squadra nazionale, partecipato anche lei agli europei vinti, gli ultimi europei vinti e con la categoria Aerodance. E insomma ci fa piacere rivederla ancora in pedana. Sì, anche Matilde Lanza faceva parte di quel campionato europeo, però della squadra juniores, anche lei con l'aerodance. E conclude così il trio della ginnastica Valencia, un punteggio, come sottolineava Emanuele, sarà sicuramente viziato dall'errore praticamente in apertura. Dispiaciute, insomma, commentano quello che è stato l'errore nel loro esercizio. Al Kissenkrai in attesa del punteggio 18-110. La voce inconfondibile che sentite in sottofondo è quella di Fabio Gaggioli, mentre le immagini
sono quelle offerte dalla regia dell'Ave Media Solution. Ancora un trio, quello della Sambuguè. Sì, un altro trio senior. Ecco, in questo trio abbiamo due senior e una junior B, che è Matilde Valli. Le due senior sono Martina Bullo, scusa se ti interrompe, Victoria sì. Butzgan. Esatto, Martina è una nostra conoscenza per aver fatto parte della squadra nazionale juniores. Valli Matilde è comunque una ginnasta di interesse che stiamo seguendo insieme al gruppo dei nuovi junior. L'esercizio sembra presentare un'ottima componente acrobatica, ma ci sono spesso alcuni errori di sincronia, cosa invece molto importante da mantenere nelle categorie composte. Anche lì il giudice dell'esecuzione va a penalizzare un decimo ogni misura coreografica con asincronia, o anche ogni elemento o transizione movimento a terra eseguito con asincronia. A proposito di questo che cita Emanuele, è evidente che le associazioni che riescono a portare una squadra in cui ci siano due individualisti e una specialità composta sono avvantaggiate rispetto a chi porta due specialità composte e un individualista, per esempio, o addirittura tre specialità composte, perché nelle specialità composte, così chiamiamo naturalmente coppia, trio e gruppo, c'è la componente sincronia che diventa un rischio abbastanza alto per il punteggio finale. Serie A c'è molta strategia da parte delle società. Molta. Sì, certo. Beh, lo rende molto divertente. Ad esempio, questo trio di solito nei campionati italiani è composto anche da Anna Bullo al posto della juniores che vediamo qui più vicina allo schermo. E mentre per poter far svolgere l'individuale ad Anna Bullo hanno scelto di inserire lei. 19-120 intanto il punteggio del trio che è appena concluso. L'individuale maschile con Andrea Colnago. Andrea è un ottimo atleta. Se non sbaglio, in coppia campioni d'Europa. Allora, in coppia loro sono stati campioni d'Europa nel 2019 e insieme ad Elisa Marras, e lui nell'individuale l'anno scorso, nel suo ultimo anno da junior, è stato campione europeo individuale maschile. Assolutamente sì. E poi si è portato a casa anche un oro a Cantanede come senior nell'Open a Cantanede 2022. No, veramente è arrivato secondo. Ah, secondo nell'Open, Matteo Falera. La memoria storica di Luisa non la batte nessuno. No, invece la e mia Andrea, tutti, lo so, anche la mia. Nella nazionale che a Guimarães lo scorso giugno tante soddisfazioni ha dato all'aerobica azzurra. Beh, però una cosa la possiamo dire di Andrea, comunque era un componente della specialità dance del campionato del mondo, in questo ha preso la medaglia di bronzo sì. E inoltre ha preso la medaglia di bronzo nel team ranking insieme a tutta la squadra senior, al suo primo anno da senior. C'eravamo tutti e tre. Dopo il suo oro individuale all'europeo si è preso due medaglie di bronzo al mondiale, il che lo colloca tra naturalmente i migliori atleti che abbiamo a disposizione. A soli 18 anni. No, ricordiamolo. È un grande atleta, bravo. Speriamo che insomma continui così. Ci aspettiamo sicuramente un grande punteggio, che infatti... E infatti 2800 per Andrea Colnago dell'Aerobica Evolution. Credo sia il più alto fino adesso, no? Sì. Quindi, sì. Diciamo che l'Evolution ovviamente la gara è appena iniziata, però rimane in testa per adesso. Tabata Thais Sorgente della ginnastica Agorà per l'individuale femminile del club. Inizia con una reverse al push-up, eseguita bene, un altro salto, questa volta in arrivo al push-up. Linee bellissime queste di Tabata. Una atleta molto molto pulita a livello esecutivo. Anche lei in forza alla nazionale juniores nell'esercizio dance dell'ultimo campionato europeo a Pesaro. Fino adesso molto bene.
penso che ci stiamo avvicinando alla parte, diciamo, tecnicamente più semplice della routine. Di solito gli elementi più difficili vengono all'inizio. Ovviamente eseguiti all'inizio. Sei più fresco, hai più energie. Esatto, anche più perché insomma, un esercizio di aerobica, tu Emanuele lo sai bene. Eh sì, molto molto si fatica. Sì. A parte, diciamo, le cose scientifiche in cui è più brava, molto più brava Luisa, però sono in grado anch'io di dire che andiamo a incontro a componenti di lattato enormi. Cerco di compensare con la scienza quello che fisicamente non ho potuto dare a questa disciplina. Gioco un po' con la memoria. Quanti campionati di serie hai fatto? Te lo ricordi? Non te lo ricorderai io mai. No, tu? Non me lo ricordo. Ne ho 22 e nessuno con la mia società, però due ne ho vinti. Poi ho partecipato a diversi, non ricordo quanti. 19,7,50 il punteggio di Tabata. Ottimo, lei c'era ottimo punteggio. Matteo Falera, che vedremo più avanti. E adesso il trio della ginnastica macerata. Ecco, in questo caso specialità trio o categoria junior A, quindi così come ha fatto Gimnova con Rusu, anche la ginnastica macerata ha schierato delle atlete molto giovani. Ginevra Evangelista, Alessia Moroni, Margherita Paolucci. Sì, ritorno a quanto accennava Emanuele prima del fatto che una delle regole del campionato di Serie A è che un ginnasta non può fare più di due esercizi. E quindi, per tornare alla tattica delle associazioni che devono schierare gli esercizi, anche se durante l'anno hanno costruito degli esercizi con alcuni partecipanti, sono costretti comunque a cambiare un po' l'assetto dei partecipanti all'interno della specialità che presentano. E, come il caso prima di Anna Bullo, che chiaramente non potendo fare tre esercizi ha fatto magari l'individuale e il gruppo in questa occasione. E qui abbiamo la ginnastica macerata, che in occasione della Coppa Campioni aveva ottenuto un ottimo bonus anche alla presenza di Blasi Francesco, che è un suo atleta, ma che in questa competizione causa infortunio non ha potuto partecipare, e quindi ha rimodulato la composizione della squadra inserendo due pregevoli esercizi junior A. Comunque sì, di ottimo livello questi esercizi junior A, sono sempre tra i primi posti in Italia, però comunque il punteggio non può proprio a livello di codice essere molto certo. Alto. Le tre giovanissime della ginnastica macerata ottengono 18,150 con il loro esercizio del trio. E andiamo avanti con l'individuale femminile di Sara Cutini dell'Artistica Porto Santo Elpidio, un'altra delle colonne portanti della nazionale italiana. Sì, una delle nostre atlete di punta, insomma la conosciamo ormai bene, c'è poco da dire. Non so, Luisa, se vuoi elencare qualcosa. Sì, voglio elencare che questa è una delle atlete proprio nel panorama della nostra squadra che ha di solito l'esecuzione migliore, anche se qui abbiamo visto una piccolissima incertezza sull'elemento di difficoltà illusion, ma Sara di solito caratterizza sempre la sua performance con un voto molto alto di esecuzione che la contraddistingue un po' da tutti gli altri. Vediamo se anche oggi riuscirà a essere così. Mi sembra che sta eseguendo molto bene gli altri elementi di difficoltà che sta presentando. Anche lei bimedagliata al campionato del mondo, due bronzi, un gruppo e con la medaglia di squadra. E poi un oro e un argento ai World Games. Esattamente. Quindi una ragazza che nel giro di forse un anno e mezzo, due, si è ritrovata praticamente tra le più forti, sì, al mondo, giustamente, perché poi ha lavorato molto ed è molto molto forte. E conclude il suo esercizio con la grinta che sempre la contraddistingue. E adesso vedremo il punteggio di Sara Cutini. 20,300. Non molto alto di solito. Sì, un coefficiente di difficoltà leggermente sotto quello che presentava, probabilmente per quell'evento non eseguito alla perfezione. Il primo gruppo che andiamo a vedere in questo campionato di Serie A è quello della Chige.
gruppo creato dal tecnico Giorgio Iliano, che è uno dei tecnici della Nazionale Juniores. Questo gruppo presenta una musica a tema partenopeo, molto carina, e anche la coreografia è molto carina. Sì, diciamo che il codice dei punteggi in vigore ha messo un po' l'accento sulla parte coreografica, per cui tutti cercano di utilizzare musiche originali, interpretabili, che possano comunque raccontare una storia o un tema nel miglior modo possibile, quindi tutti cercano di dare questo tocco creativo alla routine. Lo possiamo dire che la scuola italiana su questo se la cava piuttosto bene? Che insomma, andando a rivedere gli esercizi dell'europeo, del mondiale, sono i temi sempre molto particolari, le composizioni sempre molto particolari che raccontano la storia e la rendono in qualche modo fruibile anche a chi magari ne sa di meno di aerobica, no? Sì, assolutamente sì. Diciamo che in questo periodo siamo riusciti a coniugare sia la crescita tecnica e quindi l'innalzamento del coefficiente di difficoltà con la ricerca in modo particolare di musiche, temi da raccontare in maniera originale. Quindi questo ci ha consentito di ottenere diversi risultati importanti. Concludono il loro esercizio il gruppo della Chige. Una buona prestazione il gruppo Chige. Vediamo se riescono a portare a casa un buon punteggio. Intanto questo è l'inizio del secondo giro di società, perché abbiamo iniziato con la Chige e quindi... Sì, diciamo che un tempo la formula era che ciascuna associazione presentava i tre esercizi uno dietro l'altro, quindi terminava e entrava un'altra associazione. Da qualche tempo si è scelta una formula diversa, che è quella di far passare il primo esercizio di ciascuna associazione, poi il secondo, poi il terzo. Questo consente ovviamente ad atleti che hanno più di un esercizio di avere il tempo di recuperare, anche perché abbiamo una regola a livello internazionale che non si può eseguire un esercizio all'interno dei 10 minuti da quello precedente, e questa formula ci consente di dare ampio respiro a chi deve gareggiare e soprattutto a non avere pause nella competizione, che questo da un punto di vista degli spettatori è importante. Adesso l'individuale femminile di Shani Mazza, ginnasta Junior B della Gymnova Sporting Club. Sì, anche lei per quanto riguarda la scelta musicale ha scelto una musica molto frizzante, diciamo, e la coreografia sembra essere fatta a tema, è molto divertente. La sta seguendo anche abbastanza bene, quindi per ora tutto ok. Lei è una Junior B e anche per questo il punteggio sì, come sarà adeguato alla sua categoria di età. Sì. C'è da dire che per Gymnova credo che questo sia... Correggimi se sbaglio, forse il primo campionato di Serie A. No, in passato anch'io ho partecipato con la Gymnova a un campionato di Serie A dove arrivammo quarti con l'associazione qualcosa Gymnova. Qualcosa ti ricordi allora? Sì, mi ricordo. Sì. L'ho chiesto, infatti ho detto ad Emanuele, non so se sbaglio perché le origini di Emanuele Pagliuca sono con la Gymnova. Esatto, sì. 18-3,50 intanto il punteggio di Shani Mazza. Nel suo individuale femminile non è un punteggio altissimo, ma non è neanche un cattivo punteggio per una specialità junior. Credo che ci sia un testa a testa tra Gymnova e Chige, sono molto vicini tra loro nelle posizioni più basse, ma sono vicini. E adesso l'individuale maschile di Francesco Salvato, ginnasta Junior B della polisportiva ghisalbese. Medaglia di bronzo al World Age Competition nella coppia mista con Elena Ciccarelli. Diciamo sì, al suo esordio in nazionale juniores quest'anno ha portato questa fantastica medaglia di bronzo in coppia con Elena Ciccarelli. Migliorato tanto negli ultimi anni, il lavoro dello staff tecnico juniores si è visto su di lui molto. Non era uno di quei bambini che brillava
da subito, però sai, la costanza, certo, e l'allenamento poi hanno la meglio su tutto il resto. Sicuramente di doti ne ha tante questo ragazzo, che se continua a coltivarle possiamo sicuramente sperare di avere un atleta sempre più valido. Sta andando bene, qualche errore in esecuzione, qualche sbavatura, niente di grave per adesso, ma penso che siamo alla fine. Sì, è una buona prestazione. Anche discretamente interpretata, direi. Nonostante la giovane età. Sì. Ne approfitto per ringraziare, perché ancora non l'ho fatto, l'organizzazione delle competizioni a cura della società locale della Fitness Tribe, con Graziano Piccolo in cabina di regia, società che ha messo in piedi non soltanto appunto questo campionato di Serie A, ma anche la Serie B, la Serie D e il campionato allievi. La segreteria di gara è stata curata da Celeste Barone, con i referenti nazionali dei segretari di gara Andrea Costarelli e quello regionale Enzo Tais, con tra l'altro, mentre andiamo a vedere l'esercizio di Lucrezia Rexepi nel suo individuale femminile, un'altra colonna portante della nazionale italiana, il nuovo sistema di gestione informatica, dicevo, delle competizioni, con i risultati pubblicati da Gym Result. Quindi insomma faccio un annuncio poi anche per tutte le prossime gare, per seguire i punteggi live in diretta. Anche lei una piccola sbavatura nello stesso elemento sbagliato da Sara Cutini, l'Illusion, un elemento di equilibrio dove la componente di equilibrio purtroppo lo rende complicato. Però sì, sono quei classici errori piccoli che sfuggono ai più telespettatori ovviamente, ma che purtroppo nell'economia di un esercizio poi contano tanto, perché viene tolto un elemento di difficoltà che pesa nel calcolo del quoziente di difficoltà e quindi nel punteggio finale. Per il resto sta andando molto bene, sì. Un'ottima routine, si è presentata molto in forma a questa gara. Beh, e sta mantenendo alta anche la prestanza fisica per tutto il contenuto della routine, cosa molto complicata, perché a un certo punto, quando il cuore va a 200 battiti al minuto, non è facile, e c'hai l'acido lattico fino ai capelli e le braccia non rispondono più, le gambe nemmeno. Però lei è sempre una grande interprete, quindi dal punto di vista artistico questo gli torna. Non è molto soddisfatta di quello che è stato il suo esercizio, mentre va al Kissenkrai per attendere il punteggio. 19.950 per la ginnasta del club di Valencia. Comunque è un ottimo punteggio, anche se durante la stagione ovviamente ha preso dei punteggi più alti. Un'altra big della nazionale azzurra, Anna Bullo. Sì, Anna, anche lei è un'altra colonna portante. Ha iniziato benissimo l'esercizio. Beh, intanto di Anna dobbiamo assolutamente dire che è 7 volte campione italiana assoluta. E questa è la sua specialità. Assolutamente. E tra l'altro medaglia di bronzo a un campionato del mondo, quello del 2018, dove era un esordiente senior e ha stupito tutti con questa prestazione da medaglia. L'anno scorso, anzi quest'anno, all'inizio del 2022, questa atleta ha subito un piccolo intervento alla colonna che le ha impedito di essere presente costantemente durante tutta la preparazione, ma nonostante ciò, quando è tornata, è ritornata molto in forma, tanto da partecipare anche lei al campionato del mondo e sì, sì, ai World Games nella sola specialità di coppia. Comunque vincitrice della medaglia di bronzo a squadra, anche lei con la, assolutamente, sì, partecipando con l'individuale, certo, e la coppia. Certo, sfiorando il podio nella coppia con Marcello Patteri. Tra l'altro dopo vorrei spendere due parole su Marcello, che insomma l'aveva detto, cioè, non ci abbiamo creduto fino all'ultimo che avrebbe effettivamente lasciato. E alla fine ha detto addio alla sua carriera agonistica. 21.250 per direi Anna. Un punteggione. Sì, molto alto, giustamente molto alto. È stata brava.
Sì, ha avuto tutta la difficoltà, ha fatto una buona interpretazione e questo le ha consentito di prendere quel punteggio. E dal punteggio della ginnasta del gruppo sportivo San Bughè all'esercizio di Elisa Marra dell'Aerobica Evolution. Anche lei, medaglia di bronzo all'ultimo mondiale, doppia medaglia di bronzo perché... Dance e squadra. Dance e squadra, sì. A me e personalmente... invece no, perché nel dance lei non c'era. No, è riserva del dance. Diciamo che... Lei ha fatto l'esercizio di step. Sì, ha fatto lo step in cui l'Italia ha sfiorato anche sì. lì un una grande successo, però insomma medaglia del team ranking al collo come per tutta la nazionale che a Guimarães ha fatto veramente Io, campionato straordinario. In realtà l'ho sempre considerata all'interno del dance, anche se non ha partecipato, perché ha dato un grandissimo contributo a tutta la parte dell'allenamento. Sapeva stando... perfettamente tutte le posizioni esatto. dell'esercizio. Sempre pronta ad entrare a qualsiasi convenienza. Una ragazza infortunio. Che non si risparmia. No, assolutamente. Lo si vede anche poi, anche quello che porta in gara, perché è sempre molto energica e nelle sue routine, insomma, si riconosce il suo carattere. Non dimentichiamo che lei è la compagna di coppia di Andrea Colnago e quindi insieme a lui nel 2019 ha vinto la medaglia d'oro sì, in da coppia. Junior. Quindi è un atleta di grande pregio. Sembra contenta del suo esercizio. Sì, ha fatto anche una buona Elisa. Gara. Sì, ottima gara, sì. Questo è il secondo esercizio dell'Aerobic Evolution, un ottimo 20-105. Ottimo punteggio per lei, sì, sì, 20-150. Che si va a sommare a quello di Andrea Colnago. Che era stato ottimo anche il suo, quindi veramente due ottime prestazioni per l'Aerobica Evolution. Occhi puntati adesso su Matteo Falera della Ginnastica Gorà. Eh sì, un altro pezzo forte della nazionale italiana. Anche lui, come Sara, negli ultimi anni, anno e mezzo... fatto un upgrade incredibile, intanto ha presentato questo elemento difficilissimo, il net zone di valore un punto, che si vede poco, per cui ecco, mi piaceva sottolinearlo. E dicevo, un miglioramento stratosferico in un anno e mezzo gli ha consentito di prendere parte al gruppo che ha preso medaglia di bronzo ai mondiali e medaglia d'oro ai War Games, agli ultimi War Games. In più... oro l'individuale a Cantanede e tante altre cose insomma che lo fanno uno dei migliori atleti nella nazionale italiana attuale. Sì, un po' come tutti gli altri hanno iniziato da nazionali juniores, poi si sono introdotti nel senior con lo step, il dance e pian piano iniziano a partecipare con successo anche a specialità più complesse. Perché c'è stato un cambio generazionale decisamente esatto. importante nella nazionale di aerobica. È un po' il percorso di tutti questi giovani atleti. Insomma, al momento hanno iniziato bene, però il percorso per regalare insomma le belle soddisfazioni che ci sono state anche con il gruppo, con la nazionale passata, poi in passata, insomma. Passati due anni alla fine, sembra chissà quanto. In realtà ne è passato uno e mezzo, perché sì. 2021 c'erano ancora tutti gli anni. 28,50 per Matteo Falera nel suo individuale maschile. Meritato, è stato un bel esercizio, seguito bene. E adesso tocca ad Arianna Ciurlanti della Ginnastica Macerata. Un'altra componente della squadra nazionale, ovviamente in una Serie A ci sono i migliori d'Italia. E quindi ce ne sono tanti la squadra nazionale. Che lei bronzo con il gruppo dell'Aereo Dance ai mondiali in Portogallo. Sì. Anche lei è migliorata tanto nell'ultimo anno e mezzo. Tecnicamente negli ultimi mesi migliorata molto. E fino adesso l'esercizio con difficoltà di un coefficiente molto elevato sta andando bene. Allora, di Arianna possiamo dire veramente tanto. Intanto è un atleta che ha codificato un elemento che stava sul codice dei punteggi precedente e che ha seguito lei per la prima volta, una variazione dell'elicottero fatto con rotazione in split.
e poi che ha fatto parte della squadra nazionale juniores con ottimi risultati, è sempre stata una delle due individualiste, quindi la sua caratteristica è proprio quella dell'individuale, ma nonostante ciò ha preso una medaglia d'argento con il gruppo juniores nel 2019. Quindi stiamo parlando di un atleta che ha calcato pedane internazionali fin da piccina, anche da junior A, in vari open, e che adesso mostra tutta la sua esperienza. Anche molto versatile, come dicevi tu, perché magari l'individuale è la sua specialità, però si adatta benissimo a qualsiasi altra specialità, compreso il dance. Sì. Intanto l'esercizio è stato fatto bene e io mi aspetto un buon punteggio. Vediamo se avrà ragione Pagliuca. 20-800, sì, c'hai ragione. Bene, sì. Un ottimo punteggio. Sempre curioso poi al termine degli esercizi ripercorrere mentalmente e capire subito cosa si può migliorare, cosa non è andato. Sì. E adesso il trio dell'artistica Porto Santo Elpidio. All'interno un'altra componente della squadra nazionale senior e una della squadra nazionale junior, rispettivamente Nicola Lighieri e Elena Ceccarelli. Qui torniamo a quello che dicevamo prima, che non potendo un atleta fare tre esercizi, Sara Gutini ha dovuto scegliere ovviamente tra trio e gruppo oltre all'individuale. Per questa ragione Elena Ceccarelli è rientrata nel trio che solitamente durante l'anno ha eseguito Sara Gutini. Anche Nicole Alighieri è componente della squadra nazionale senior, lo era della squadra nazionale juniors fino all'anno scorso, e anche lei appena entrata con nazionale poi che ha eseguito il dance e che ha avuto medaglia di bronzo a squadre. Elena Ceccarelli insieme a Salvato è colei che ci ha regalato la medaglia di bronzo in coppia. La World Age. Quindi stiamo parlando di pezzi importanti della nostra squadra nazionale che quando si ritrovano nella stessa società non possono che dare dei risultati importanti. Molto giovani, ma comunque con un ampio margine di miglioramento che si spera venga fuori prima possibile. Concludono anche loro l'esercizio per il club di Porto Santo Elpidio. Per ora Sant'Elpidio ha il 20-300 di Gutini. Sì. E abbiamo visto qualche punteggio superiore al suo. 19-9-30 intanto quello del trio. È un buon punteggio di trio. Sì. Ricordiamo che l'artistica Porto Sant'Elpidio è l'associazione con il punteggio più alto di bonus dalla squadra precedente e quindi che la mette, diciamo, già un pochino sulla strada migliore per il risultato massimo. 34,70 il bonus Coppa Campioni per il club di Porto Santo Elpidio. Questo invece il trio della Chige. Terzo ed ultimo esercizio per la società Chige, quindi da adesso in poi si cominciano a formare le classifiche vere e proprie. Anche qui il trio è senior, due atlete donne senior con l'inserto di uno junior, perché sappiamo appunto che con la regola dell'estensione di categoria una coppia può essere fatta da un atleta più grande e uno più piccolo, in un trio si può inserirne uno e in un gruppo se ne possono inserire due. Maurizio Lubrano, Rosaria Orsini e Siria Pullo, il trio della Chige. Anche questa coreografia creata da Giorgio Iliano. Non ho visto, diciamo, errori gravi, se non qualche sbavatura. E vediamo negli ultimi istanti di routine se si chiudono bene. Vediamo il punteggio. Altro, prima che chiudiamo questa gara io vorrei qualche spoiler da voi sulla nazionale. Esercizi, no, qualche spoiler piccolo, non dobbiamo proprio svelare tutto. Non lo so, io non lo so, vediamo.
Da qui alla fine cerco di convincerti. Comunque la decisione è di Luisa, se vuole spoilerare qualcosa a lei, la direttrice tecnica. Guarda, stiamo lavorando. Abbiamo, diciamo, un anno circa per il campionato europeo. Abbiamo intenzione di partecipare a una prima gara a Cantanede, tappa di Coppa del Mondo a fine marzo, e quindi tra pochissimo torneranno a riunirsi in presenza insieme i ragazzi che, come voi sapete, si riuniscono in dei raduni periodici. 18-3-30 intanto il punteggio del trio di Chige, perché chiaramente ognuno lavora nella propria società, quindi poi i collegiali sono l'occasione per lavorare, certo, tutti insieme. Quando devi costruire un esercizio di coppia, di trio e di gruppo con atleti di club diversi, è evidente che hai bisogno di radunarti, e questo comporta sempre un'organizzazione, una programmazione molto particolare e attenta. La coppia mista della Gimnova Sporting Club, Ruso Schiavon. Penso... parte, sì, con un errore molto grave di Schiavon, che condiziona buona parte del punteggio dell'esercizio, però vediamo. Questa è una coppia Junior B, perché Rachele Schiavon è Junior B, mentre Ferdinando Ruso è Junior A. Come dicevo prima, c'è la possibilità in una coppia dell'estensione di categoria. Anche Rachele e Ferdinando sono atleti di interesse per la squadra nazionale juniores, ma in questo caso stanno cercando di portare un punteggio più alto possibile, ma vediamo. Sì, un errore questa volta coreografico, a volte succede, sai, un sì, piede ma... messo male, una dimenticanza. Però ecco, per ricordare a chi vede, è che quando un errore coreografico lo fai in una parte qualsiasi della coreografia, non è tanto importante come quando lo fai nel cosiddetto blocco, come l'ha fatto lui, delle quattro misure, che quindi gli fa scendere anche il punteggio coreografico. È molto penalizzato. Questo è l'unico esercizio di coppia mista in questa Serie A. Scelte tecniche oppure anche dovute dal fatto che magari non ce ne sono. Allora, certo, torniamo alla ragione che ci siamo detto delle scelte tattiche. Allora, intanto è difficile fare delle coppie perché hai bisogno dell'atleta uomo, mentre invece la maggior parte dei club... 15 e 600 punteggio condizionato, come insomma spiegate voi dagli errori che ci sono stati durante l'esecuzione. E poi, tornando al discorso tattico, magari dovendo, tra l'altro c'è una regola che non si può fare un campionato a squadre con meno di 3 atleti. E quindi, pur avendo un uomo e una donna forti che potrebbero fare individuale e coppia, non puoi farlo perché sono solo 2. Sì. Quindi vedi che piano piano mi stai chiedendo cose che mi consentono di spiegare un po' quali sono le varie regole, no? E quindi è difficile che trovi una coppia, perché magari devi mettere un trio per avere il terzo atleta. Sì. Intanto il trio ghisalbese ha iniziato la sua competizione, per ora senza errori. Giorgia Frigeni, Chiara Tomasoni e Giorgia Tomasoni. Qui dobbiamo ricordare che Giorgia Tomasoni ha fatto parte della squadra nazionale juniores, è un'atleta non più giovanissima, ma nel senso che è ancora molto giovane ma non giovanissima, che anni fa faceva parte della squadra nazionale juniores, che ha, anche lei è stata ferma per un po' di tempo e poi è ritornata a pieno titolo all'interno della propria società, contribuendo ad esercizi importanti. Questo è un esercizio comunque che presenta un discreto tasso di elementi di difficoltà, giusto? Sì, non è, sì, sì. La ghisalbese insomma è famosa per avere un coefficiente di difficoltà alto di solito, e anche questo trio ce l'ha. Poi, se non sbaglio, questo trio è arrivato terzo al campionato italiano 2022. Non vorrei dire una... Guarda, non ricordo se fosse il caso, forse sì, a Porto Sant'Elpidio. Adesso magari Giorgia, che ha sotto mano tutti gli incartamenti nell'anno,
Sicuramente una medaglia l'hanno presa, non ricordo, sicuramente come tu dici era il campionato italiano, Porto Sant'Elpidio potrebbe essere il terzo posto. 19.420 il punteggio, non è male, no. Per essere un trio un buon punteggio, sì, meritato. Anche una discreta coreografia, aveva delle buone collaborazioni. Assolutamente, sì. Forse era il 2021 il terzo posto in Italia, però vediamo. No. E allora? Magari era il 2020. Forse. Tanto il gruppo Ginnastica Valencia. Qui vediamo anche la scelta dell'abbigliamento, come può variare. Come vedi, l'accademica è un'alternativa al classico, sì, come nelle altre costume. Discipline della ginnastica, perché anche, sì, nella ritmica o nell'artistica c'è la possibilità di utilizzare il body accademico. Che per spiegarlo è questo con i pantaloni lunghi, diciamo, a differenza dei body normali che sono sgambati. Sì. Coreografia di Monica Darone, tecnico della squadra nazionale. E si fa sempre delle ottime coreografie con delle belle scelte musicali. Sì, l'aerodance, insomma, è una sua creatura. Una sua creatura, sì. Monica, che oltre che essere un tecnico della squadra nazionale, è la nostra referente nazionale di giuria. Sembrato un buon esercizio. Le cinque ragazze della Ginnastica Valencia, le andiamo a nominare tutte le componenti di questo gruppo: Elenia Barbagallo, Valentina Berardo, Matilde Lanza, Anna Chiara Pesce e Lucrezia Rexepi. Certamente quando c'è un gruppo in una squadra il rischio di perdere un po' di sincronia rispetto a chi magari ha un trio o una coppia, ovviamente. Infatti rispetto agli esercizi individuali eseguiti bene, 19.350 è comunque un punteggio più basso, buono ma leggermente più basso. Ci avviamo verso la fine perché mancano 5 esercizi prima di concludere questo campionato di Serie A e allora intanto ci vediamo il gruppo del gruppo sportivo San Bughè. Il secondo esercizio di Anna Bullo e il secondo esercizio per Martina Bullo, Buzgan e Balli. Sì. In più qui c'è anche Camilla Rizzotto che... per lei era la sua ultima gara, Camilla Rizzotto, che ha fatto parte nel 2018 della squadra nazionale juniores, anche lì nel gruppo della squadra nazionale juniores. Per ora non vedo grossi errori, se non qualche piccola imperfezione a livello esecutivo. Ricordiamo, il punteggio più alto per ora è quello di Anna Bullo. Sì. Quindi a parte i bonus, San Bughè ha un buon punteggio. Bonus, sì, di San Bughè 29.420. Era comunque altino, sì. Sì, ma sicuramente si troverà tra le prime, diciamo, 4-5 posizioni. In base al bonus c'erano almeno 5 società tutte possibili da podio, 5 o 6 società, poi ovviamente dovendo rimodulare gli esercizi alla luce delle regole del campionato di Serie A cambiano un pochino le prospettive. Una battaglia per il podio aperta fino all'ultimo in questo campionato nazionale di Serie A. So, vediamo il punteggio del gruppo della San Bughè, 19.550. È un buon punteggio. Vicino al gruppo precedente. Ottimo, leggermente superiore. Una bella battaglia per il podio, mentre siamo pronti per guardarci l'esercizio del trio dell'Aerobica Evolution. E loro tre sono tutti e tre componenti della squadra nazionale senior e tutti e tre nella categoria aerodance.
Andrea Colnago, Sofia Cavalleri e Alice Pettinari. Coreografie di Barbara Botti, ottima allenatrice e ottima nelle costruzioni, nelle coreografie. Le sue coreografie sono sempre originali, molto belle, piene di transizioni originali. Sì, infatti trovo che questa coreografia sia veramente articolata e ricca. Sì. Poi vorrei spendere due parole, visto che le abbiamo spese prima per Andrea, anche per Sofia e Alice, perché ritornando sempre ai grandi risultati di questi atleti, anche Sofia Cavalleri e Alice Pettinari facevano parte di quel gruppo insieme a Ciurlanti che vinse la medaglia d'argento ai campionati europei nel 2019, dove c'era anche Cutini e anche Laurino. Era un po' questo il quintetto delle atlete che non a caso fanno tutte parte della squadra nazionale. Qui, purtroppo, sì. Qui purtroppo Andrea ha fatto un errore, secondo me, significativo. Sì. Pure per un eventuale risultatone della sua associazione. Perché aveva preso un ottimo voto nell'esercizio individuale. Anche Elisa Marras aveva avuto un buon punteggio. Era andata molto bene, cioè avevano un buon bonus. Purtroppo sì. Oggi è alto, perché è alto il punteggio. È alto, ma sarebbe potuto essere molto più alto perché è un'ottima coreografia e loro sono anche dei buoni esecutori dal punto di vista proprio esecutivo. E purtroppo ha fallito dove altri oggi hanno fallito, sempre nell'illusione. Quanto è costato a livello di penalità? Beh, sicuramente l'elemento viene tolto e quindi stiamo parlando di almeno di 3 decimi, più 3 decimi e mezzo più l'errore esecutivo, che sì, è sicuramente 1,050. Siamo sugli 8 decimi circa. Beh, 8 decimi è molto. Terzo ed ultimo esercizio per ginnastica corale, che dopo il 20,850 se non sbaglio di Matteo, si trovava insomma in una buona posizione, anche perché la Junior B, anche Tabata, era andata molto bene prendendo tanto, 19. 19, 7, Tabata 50. Però è senior, eh? Ah, scusami, sì, sì, fino all'anno senior. Scorso era Junior B, sì, vero, sì, vero. Il bonus Coppa Campioni per la ginnastica agora era di 29,8,50, ma determinante il trio composto da Matteo Falera, Leonardo Rossi e Tabata Thais Sorgente. Finora non ho visto errori. Credo che ci giochiamo comunque le prime posizioni con questo esercizio. Bene? Sì, bene, bene. Vediamo il punteggio perché possiamo cominciare a fare due conti. Sì, poi nelle battute finali immagino sia più importante portare a casa l'esercizio. Assolutamente, pulito. Assolutamente, sì. 19,225. Non è altissimo il punteggio, però considerando gli altri due e il bonus, no, insomma, credo che sia sicuramente sul podio. Ultimi due esercizi, il gruppo della ginnastica macerata, poi vedremo il gruppo dell'artistica Porto Sant'Elpidio prima di chiudere e scoprire quale sarà la classifica della Serie A di aerobica. Gruppo Junior A, sì, se non sbaglio. Sì, sì, sì. Praticamente le stesse atlete del trio più altre due. Direi un ottimo vivaio per questa società e direi anche per la squadra nazionale. Sì, molto brave le atlete Macerata, che molto sono brava Anna Succi, la sua allora allenatrice e responsabile dello staff tecnico della Nazionale Juniores. Certo. Anche le sue coreografie sono sempre particolari e riconoscibili, insomma, da gesti, come dire, originali e molto dinamici. E dinamici.
peccato Macerata insomma sia un po' fuori dai giochi per l'infortunio di Blasi e... Sì, peccato, ma le ginnaste Junior A hanno fatto degli esercizi veramente impeccabili. E quindi anche la posizione in classifica non dovrebbe essere una cattiva posizione, anche se naturalmente pensare al podio in questa circostanza è difficile. Certo, però hanno fatto il massimo nonostante anche loro abbiano perso un pezzo da 90. Eh sì. Sì, è un buon esercizio questo, il gruppo. Sì, forse un pochino sulla piroetta o una piccola imprecisione. È un elemento di difficoltà che negli Junior A è sempre un terno all'otto, perché fare degli elementi come le piroette di grande equilibrio in esercizi così dinamici come la ginnastica aerobica crea sempre delle grandi difficoltà, perché vieni da un movimento molto intenso e veloce, devi fermarti e eseguire correttamente un giro, due giri, quindi non è mai così facile. 17:06:50 per il gruppo della ginnastica Macerata, mentre chiuderà questo campionato di Serie A il gruppo delle Power Ranger dell'Artistica Porto Sant'Elpidio. E qui che dire, abbiamo Sara Cutini, abbiamo Nicola Lighieri, squadra nazionale senior, Elena Ciccarelli, squadra nazionale junior, ma anche la stessa Martina Foresi, la Power Ranger rosa, che comunque nel 2017 ha fatto parte della squadra nazionale juniores, era uno dei due gruppi, all'epoca si potevano portare anche due gruppi al campionato europeo juniores, e in uno insieme a Sara Cutini e agli altri c'era anche lei. Sì, gruppo del grande valore tecnico e si vede, perché stanno eseguendo l'esercizio senza sbavature. Ma oltre al grande valore tecnico, io direi anche una estrema attenzione alla sincronia e quindi a tutta l'esecuzione, questo rispetto alle altre, forse qui una piccola incertezza, sì. Ma in generale un esercizio che possiamo dire ben eseguito e anche ben sincronizzato dalle cinque ginnaste. Io credo che abbiano puntato molto sulla sincronia e sulla buona esecuzione, quindi se continuano così credo che questo le premierà molto, nonostante appunto il gruppo sia una specialità complessa da portare in un campionato a squadre. Portano a casa un'ottima prestazione, sì. Pochissime se non una sola sbavatura, infatti sono molto soddisfatte. Potrebbe essere l'esercizio che decide il podio della Serie A. Ne siamo praticamente sicuri. E l'attesa per quest'ultimo punteggio del gruppo dell'Artistica Porto Sant'Elpidio. Qui vediamo anche Galia Lazzarova, l'altra tecnica della squadra nazionale senior che è in forza anche nella società Porto Sant'Elpidio, insieme a Claudia Rosini che qui vediamo inquadrata. 20:430. Un punteggio altissimo per un gruppo. Nonostante sia un gruppo, sì, molto molto bene. La sfilata prima delle premiazioni di questa Serie A 2022 di ginnastica aerobica, cogliamo l'occasione, Luisa, per citare e ringraziare insomma tanti tecnici che fanno parte del vostro staff. Sì, tanti ne li avete già visti e li abbiamo citati, qui con noi abbiamo giustamente Emanuele, ma come non citare Vito Iaia, che è responsabile della squadra senior, nonché allenatore del Francavilla e anche del Laboratorio del Benessere, altra società, e insieme a lui anche Antonello Caforio. E poi terminiamo anche il giro per la squadra junior, dove non abbiamo citato Federica Schiaffino e Emiliano Granzotto, pur presenti in questa competizione, una in veste di giuria e l'altro in veste di tecnico della San Bugè. Tutto pronto per le premiazioni e per scoprire la classifica. Ne approfittiamo di nuovo per ringraziare ovviamente l'organizzazione della società locale Fitness Tribe con Graziano Piccolo in cabina di regia. Abbiamo assistito alla Serie A, ma sono andate in scena anche la Serie B, la Serie D e il campionato allievi di aerobica.
La Serie D, tra l'altro, è la prima edizione, voglio ricordare che è un campionato a squadre dedicati ai Silver Eccellenza, quindi le società che fanno sia Gold e Silver, ma anche quelle che fanno soltanto Silver, possono partecipare a questa nuova competizione che è dedicata proprio a loro. Alle premiazioni il vicepresidente federale Rosario Pitton, delegato dal presidente Gerardo Tecchi, il consigliere regionale Graziano Piccolo in rappresentanza del presidente della FIGI Campania Aldo Castaldo, l'assessore allo sport del comune di Pomigliano d'Arco Anna Fiore e Raffaella Lanza per conto della società organizzatrice. E allora sveliamola, la classifica della Serie A 2022 di ginnastica aerobica. Il titolo tricolore va all'artistica Porto Sant'Elpidio, che precede sul podio l'aerobica Evolution e la ginnastica Agorà. Con loro confermano la presenza nella massima serie 2023 anche il gruppo sportivo San Bughè, la ginnastica Valencia, la ginnastica Macerata, la Ghisalbese e Chige. Ad esse però si andranno ad aggiungere, ricordiamolo, la California Center Club e Sport Insieme, che nel campionato di Serie B sono arrivate alle spalle di Ginnastica Gorà, che però ha già la squadra che milita in Serie A, quindi non può averne due. Appena fuori dal podio proprio la società di casa Fitness Tribe, che rinvia dunque al prossimo anno la scalata alla massima serie. E Luisa, direi di parlare, dando il grande annuncio che è già stato dato, ma parliamone dell'appuntamento nel 2024 con il campionato mondiale di aerobica in Italia a Pesaro. Certo che ne parliamo, perché è un'occasione importantissima, è la seconda volta che il campionato del mondo torna in Italia dopo Catania 1998. Ah beh. E quindi direi che è un appuntamento che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Abbiamo già fatto due campionati europei in Italia, ma questo è il secondo campionato del mondo. La nostra programmazione, Emanuele lo sa, è una programmazione che si rivolge soprattutto a quell'evento nei prossimi due anni, e il momento di passaggio sarà il prossimo campionato europeo, che è naturalmente la gara più importante del 2023, ma che comincia a essere un percorso intermedio per arrivare all'obiettivo maggiore, che è proprio quello del 2024. Abbiamo parlato degli appuntamenti internazionali che attendono l'aerobica nel 2023, mentre assistiamo alle immagini della cerimonia di premiazione di questo campionato di Serie A di aerobica 2022. Fra pochissimi istanti vedrete in sovraimpressione la classifica finale. Io intanto ringrazio coloro che sono stati al mio fianco in questo commento tecnico, la direttrice tecnica nazionale Luisa Righetti. Grazie a te e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. E anche il tecnico federale Emanuele Pagliuca. Grazie mille a voi. Questa la classifica, il titolo all'artistica Porto Sant'Elpidio, medaglia d'argento per l'aerobica Evolution, terzo gradino del podio per la ginnastica Agorà. Da Pomigliano d'Arco è davvero tutto, un saluto da parte di Giorgia Baldinacci e alla prossima.